Ciao ragazzi, dopo l'ultimo episodio di Binding of Isaac ho giustamente pensato bene di tornare a farne qualcuno di Clash of Clans. E per oggi cosa avevo pensato di portarvi? Avevo pensato di portarvi un tentativo di riscalare a leggenda. Visto che mi trovo a 4950, perché no? Perché non riprovarci? Anche perché poi sono passati mesi dall'ultima volta che ci sono stato. E all'epoca mi ricordo che attaccavo solo il Lavalun e solo villaggi che erano apparentemente facili, mentre adesso con bocciatori, eccetera, bene o male attacco un po' tutto quello che capita. E niente, anche poi, giusto, poi c'è anche da aggiungere che all'epoca non avevo l'Aquila e oggi ce l'ho addirittura il 2. Per cui magari non si sa mai che si riesca a vincere qualche difesa. La vedo dura perché con tutti i cambiamenti che ci sono stati, riuscire a fare a meno una stella è praticamente è impossibile sbagliare e non fare a meno una stella in un attacco. Quindi, dai, senza tante storie, eccetera, io mi lancio in un attacco e vediamo un po' questa mattina cosa riusciamo a fare. Ok. Prima proposta. Io direi che possiamo accettarla, ci dà 10 coppe. Non so se riusciamo a fare 3 stelle, ma può andare come attacco, secondo me. Facciamo la solita nostra tattica. Terremoti qua. Bocciatori nel primo angolino. Con i suoi due bravi curatori. Vediamo un po'. Già si sono aperti un po' male, non è che proprio mi garbi l'idea, però vabbè. Altri bocciatori nell'altro angolino. Giganti. Re, regina, sorvegliante. Quattro bomberoni. Riusciamo ad aprire? Sì, ok. E mettiamo i nostri bocciatori tutti dietro. Cura. Furia. Abilità, no, cazzarola, non ho fatto in tempo a utilizzare il re. Vabbè, tanto una stella l'abbiamo già fatta, anzi due. Mannaggia la miseria, è andato a finire sotto l'inferno al singolo, non ho fatto in tempo. Vabbè, il primo attacco della giornata ci sta a mezzo fail. Che poi mezzo fail probabilmente non è perché 3 stelle mi sa che le facciamo comunque. Abbiamo ancora la regina full vita con tutta la sua abilità. Le difese sono rimaste 3 cose in croce. Dovrei riuscire a far 3 stelle comunque. Abilità della regina, voilà. È rimasto solo un cannone e un arciere che sta migliorando, per cui hai 10 coppe, ce le prendiamo subito. Bene, bene, bene. Niente, adesso le truppe sono già pronte. Velocizziamo un attimino re e regina, così vi porto un po' di attacchi, no? A tra poco. Ok, offerta di 13 coppe per un 10 e mezzo. Vediamo quello che riusciamo a combinare. Ma per riuscire a entrare bene centralmente, dovrei forse attaccare da qua. Da questo lato di qua, quindi io farei terremoto qua. Poi bocciatori qua nell'angolino e bocciatori in quest'altro. Ok, stanno pulendo abbastanza bene la zona. Anche la Tesla Troll.
Giganti, regina, sorvegliante, quattro bocciature, bomberoli. E vediamo di entrare nel mezzo. Il re ha pensato bene di farsi un giro, eh? Mannaggia lui che sta tornando. Qua, cura e furia. Usiamo adesso l'abilità del sorvegliante qua. Ok, boom. Doppia cura e furia messe. Mettiamo un avveleno qua per aiutare la regina a pulire sui guaritori. Ok. Il re è quasi andato, ma ormai abbiamo quasi pulito tutto il villaggio. La regina sta andando lentamente anche lei, eh? Dobbiamo stare attenti. L'ho attivata forse un pelino troppo presto, eh? Però vabbè. Ok, sono rimaste pochissime difese, direi che abbiamo un altro 3 stelle per noi. Ok, va bene, dai, perfetto. Anche un bel bottino, no? Va bene, niente. Sto già preparando le altre truppe. Ci vediamo tra un po'. Per voi pochissimo, per me un po' di più. Bello questo. Come minimo faremo un mega fail gigantesco, però 18 coppe non si possono rifiutare. O almeno ci si deve provare. Dunque. Io direi di fare una bella terremoto. Dove? Dove? Facciamola qua. Non so quanto possa essere adatta, però abbiamo aperto un bel po'. Gruppettino di bocciatori e l'altro gruppettino da quest'altro angolo. Ok. Poi giganti. Re, regina, sorvegliante, quattro bombaroli e bocciatori su tutto il lato. Ok, siamo entrati, sì, perfettamente. Siamo entrati, allora mettiamo la cura qua perché i bocciatori si sono separati dai giganti. Usiamo anche l'abilità. Sì, ok, furia e cura, ok, perfetto. Ci siamo un po' arenati lì, eh? Perché non sono tutti entrati per bene, hanno pensato di fare il girettino dell'angolo. Vabbè. Niente, 2 stelle l'abbiamo fatta, 60% lo facciamo, vediamo dove possiamo arrivare. Poi anche il re ha pensato bene di uscire dal gruppo. Boh. Vediamo dove possiamo arrivare, vediamo. Ma è solo questione di aumentare la percentuale perché non credo di poter fare molto altro, eh? Però, mai dire mai. Re, abilità attivata. Abilità regina. Sono rimaste poche difese per quello, ma...
Siamo un po' arenati. Con solo la regina non so quanto possiamo andare avanti. Arriviamo belli alti, ma non di più. Peccato, peccato, poteva andare decisamente meglio. Vediamo anche col 90% su un 18 possibili coppe quanto ce ne dà. Non mi aspetto più di 10, 12. Già buono, già buono. Va bene. Come prima, più di prima. A tra poco. Ok. Siamo riusciti a trovare un villaggio da attaccare. Proviamo così. Terremoti qua. Poi 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. E 3. 1, 2. 4. 1, 2. Cazzo, ho sbagliato. Ok, entriamo centralmente. Mi è scappato prima un guaritore di troppo centralmente. Là ci sono il suo castello. Cura. Furia. Devo usare, mi sa, già l'abilità. Stanno prendendo un po' troppo, eh. Cura. Furia. Ok, dai bocciatori, re. Su, fate il vostro lavoro. La regina, dai, ancora viva. Riusciamo a tirare giù il castello almeno? Il municipio, sì, perfetto. No, cazzarola. Mi sono fatto distrarre. Cioè, il computer è un po' impallato. Di conseguenza mi sono fatto distrarre perché non rispondeva bene ai miei comandi. Fatto sta che il 78% l'abbiamo fatto. Non riusciremo a fare 3 stelle, purtroppo, però ci accontentiamo. Se avessi abilitato la regina ce l'avrei fatta probabilmente. Solo che ho il computer un po' impallato, ripeto nuovamente. Mi sa che dovrò riavviare. In 26 secondi, c'ho l'inferno che mi sta un po' perseguitando e sono rimaste un po' troppe poche truppe. Un po' troppe poche truppe. Vabbè. 13 secondi. Sorvegliante, riesce a tirare giù qualcos'altro? Dubito. Dubito che riesca a tirare giù. E infatti non ce la fa. Va bene, va bene, va bene. 8 coppe le abbiamo prese, dai. Siamo vicini, ci manca probabilmente un attacco e riusciamo a ritornare in Lega Leggenda. E per oggi potrebbe anche andare bene. Comunque, magari ne riusciamo a portare ancora due. Adesso, visto che abbiamo 9 milioni e 7, io sfrutterei un po' tutte le mie risorse prima di lasciarvi al prossimo attacco e svuoterei un po' tutto. Quindi, facciamo con 8 milioni, facciamo due pezzettini di muro come al solito, 4 milioni e 4 milioni. Ok, adesso abbiamo 10 milioni d'oro. E lo buttiamo per fare l'ultimo arco X che ci resta da portare al quinto livello. Voilà. Perfetto. Niente. Prepariamo le truppe per sì, le truppime le truppe per il prossimo giro e ci vediamo tra poco. Va bene. 11 coppe di offerta. E mi può anche andare bene, direi, no?
Voi cosa dite? Qual è il lato migliore da attaccare? Adesso è il punto da capire. Il punto migliore da attaccare. Bella domanda. Proverei qua. Centralmente il terremoto come al solito. Poi quattro bocciatori. E due guaritori, quattro bocciatori e due guaritori, e poi ci buttiamo nel mezzo. Ok, quattro bomberoli. Siamo riusciti a entrare, perfetto. Adesso vediamo cosa combiniamo qua centralmente. Cura. Furia. L'aquila fatto fuori, direi abilità perché c'è l'inferno al singolo. Direi anche una bella furiola qua. Il re sotto attacco dell'inferno. Va bene. Diciamo che è andata abbastanza benino. Abbiamo anche avanzato la veleno che butteremo un po' a caso per vedere se riusciamo a salvare qualche truppa senza farsi distrarre da qualche trappola. 69%. Diciamo che in leggenda ci entriamo sicuro di nuovo. Sul 100% è tutto un altro paio di maniche. Anche perché questo villaggio, questo proprietario del villaggio ha scelto di mettere un po' le strutture esterne, ha messo le casettine negli angolini. Tre le abbiamo fatte fuori, noi siamo bloccati un po' dal muro. La regina non so bene cosa sta facendo. Ha deciso di uscire, ecco. Ecco quello che ha deciso. Trenta secondi. La vedo un po' dura, eh. Abilitiamo la sua abilità. Abilitiamo la sua abilità. Se no la perdiamo come la scorsa battaglia che abbiamo appena fatto. Otto secondi. Potremmo farcela? No. 3, 1. Cavoletti di Bruxelles. 99%. Cavoletto. Ma avrebbero fatto comodo tutte le quattro coppe in più. Però va bene. Ci siamo. Io direi di fare un ultimo attacco. Siamo arrivati in Lega Leggenda, qua. Hai avuto la promozione. Per confermare la Lega Leggenda, come ripeto, facciamo un ultimo attacco, poi interrompiamo qua. Ci vediamo tra poco. 22 coppe di offerta. Buono, buono. Il punto starà a vedere cosa riusciamo a combinare. Punto starà a vedere cosa riusciamo a combinare. Vabbè, proviamo da questa parte. Siamo riusciti ad aprire, ma non centralmente, e già non è una gran nota positiva. Già non è una gran nota positiva. Va bene, caliamo un po' tutto quello che abbiamo. Veleno, cura, una bella furiola qua, sperando che qualcuno decida di andare lì.
sta andando bene, non sta andando bene per niente. O ci salvano i bocciatori o la nostra fine. Fail, signori, fail. Ai 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 ai. Vabbè, magari è andata così. Avrei preferito non fare la figuraccia con l'ultimo attacco della giornata e guadagnarmi qualche coppa in più, visto che avevo trovato anche quella mezza balena, diciamo. E invece sono riuscito a fare un bel fail. Non era mai successo in un video, va bene, ve lo regalo. Spero che ne siate contenti. Boh, vediamo pomeriggio di cercare di rimediare alla situazione e per i prossimi video di riuscire a riguadagnare un po' le coppe perse. Lasciate un po' di like, condividete, cerchiamo di fare un buon cammino e di non commettere troppi errori. E ci vediamo al prossimo video. Condividete, like, eccetera, ok? Bye bye!